Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. Il comandante Zavala, sin dagli albori di Destiny, ha sempre incarnato i valori della disciplina, della difesa del bene comune e in definitiva tutto ciò che qualifica l'avanguardia stessa. Austero, determinato e riflessivo, Zavala ha svolto per molti anni il compito di primo difensore dell'ultima città, nonché il ruolo di mentore dei titani. Ma dopo gli avvenimenti di Destiny 2 e soprattutto dopo gli avvenimenti dei Rinnegati, qualcosa è cambiato per sempre nel comandante, che è diventato un personaggio estremamente impopolare tra i giocatori, tanto che alcuni augurano persino il decesso al povero Zavala. Che cosa sta succedendo al grande titano? Proviamo a capirlo insieme in questo nuovo video. Per prima cosa è necessario inquadrare il cambiamento caratteriale di Zavala. Il comandante è divenuto sempre più cauto, guardingo, quasi spaventato dalla prospettiva di affrontare scenari imprevedibili. Ciò è emerso con forza sia durante l'espansione La Mente Bellica, quando Zavala si è fermamente opposto alla collaborazione con Rasputin, sia durante i Rinnegati, in particolare dopo ovviamente la morte di Cade. I dubbi e le incertezze che tormentano il comandante lo fanno apparire come un pusillanime, un debole, che non intende nemmeno vendicare un amico caduto. Per questi motivi, appunto, molti giocatori hanno cominciato a non sopportare Zavala. Ma come si può spiegare un cambiamento così drastico di personalità? Tutto sta nel modo in cui le persone affrontano i propri traumi e il dolore. Zavala infatti ha subito un colpo durissimo con la distruzione della prima torre e l'invasione dell'ultima città da parte di Gaul e della sua legione rossa. Il comandante, da sempre supremo difensore delle mura, ha sentito su di sé il peso insostenibile di un fallimento totale. La città era in fiamme, i guardiani morti e dispersi senza luce, migliaia di civili deceduti o dispersi, un vero incubo per il mentore dei titani, uno scenario apocalittico. Questo profondo trauma rischiò di costargli la sua stessa vita. Zavala, dopo aver abbandonato la Terra ed essersi rifugiato su Titano, aveva intenzione di attaccare a testa bassa, e vi ricordo era senza luce, l'Onnipotente. La possente nave annienta sistemi solari di Gaul. Per fortuna il nostro guardiano e Ikora riuscirono a fargli cambiare idea, ma il dado ormai era tratto. La psiche di Zavala aveva subito un forte scossone. Nonostante la vittoria finale contro la Legione Rossa e la riconquista totale della città, Zavala non è riuscito a lasciarsi alle spalle i propri traumi, cominciando a cambiare visione sull'attività di leader dell'avanguardia. In tutto questo sentì su di sé un'ulteriore pressione, a causa del decesso dell'oratore, un leader comunque politico e importante all'interno dell'ultima città. Chi avrebbe raccolto appunto il suo ruolo, soprattutto politico? L'avanguardia? La questione resta tutt'oggi aperta. Ad ogni modo, Zavala divenne sempre più cauto, guardingo, e in definitiva ossessionato dalla protezione dell'ultima città, timoroso che potesse riaccadere qualcosa di devastante. La Guerra Rossa, infatti, aveva insegnato all'umanità che era pericolosamente debole, più debole di quello che pensavano, veicolando nella mente di Zavala l'idea che forse i guardiani dovessero impegnarsi maggiormente a proteggere la città piuttosto che condurre campagne in giro per il sistema solare. Ed eccoci giunti all'espansione La Mente Bellica, dove la diffidenza ormai cronica del comandante esplose una volta per tutte. Zavala infatti si oppose fermamente al risveglio di Rasputin su Marte, temendo che la mente bellica potesse rivelarsi più una minaccia che un alleato per i guardiani. La paura di una nuova guerra totale tormenta la psiche del mentore, mettendo a dura prova la sua celebre visione tattica e strategica, e questo è molto grave, ragazzi. Alla fine Rasputin venne lasciato combattere contro Xol, alla fine Rasputin venne lasciato combattere contro Xol, e grazie a lui e a Nabrei riuscimmo a uccidere appunto il verme. E poi arriva il secondo trauma devastante per Zavala. Dopo la Guerra Rossa, ecco la morte di Cade. Con il decesso di Cade muore per sempre anche una parte di Zavala, la parte più dedita all'avventura, più briosa, più sconsiderata. Seppur molto diversi caratterialmente, Zavala ha sempre nutrito affetto e anche ammirazione per Cade 6, il quale rappresentava un po' il controaltare dello stesso Zavala. Il mentore di Titani vide nella morte dell'amico la dimostrazione lampante di come sia ormai troppo pericoloso lanciarsi inardite missioni nel sistema solare, sguarnendo così le difese della torre e della città. La prudenza, prima di tutto, insomma. Fisso in questa sua ferrea convinzione, Zavala cercò di dissuadere il nostro guardiano dal cercare Uldren per vendicare Cade. Troppo pericoloso per tutti, secondo lui.
Ikora invece, donna d'azione, supportò la causa della vendetta e della caccia ai baroni infami e al principe. Del resto, tutti loro rappresentavano un'effettiva minaccia per gli insonni e soprattutto per la torre stessa. Zavala, seppur contrariato, dovette accettare la decisione del nostro guardiano. Quindi Zavala ci appare appunto tormentato da dubbi e paure, eppure non è ancora totalmente perso, non è ancora sprofondato in un abisso senza fine. Fortunatamente non è ancora totalmente passivo, infatti sa quando è necessario scendere in campo. A tal proposito possiamo citare la lore contenuta nella spada della città sognante, la tolleranza del ritorno. Kamala Rior si arrampica su un parapetto in cima alla torre dell'ultima città. «Guardiani della torre!» grida. Pochi le rivolgono lo sguardo. Uno inizia a ballarle davanti, altri giocano con una palla viola. Kamala sente che Zavala la sta guardando. Anche Tess e Raul, nonostante fingano di non farlo. Continua. «Gli insonni sono lo scudo dell'umanità. Prendemmo parte alla guerra dell'Atollo per impedire ai caduti di avere la terra. Affrontammo Oryx con sacrifici incalcolabili, tutto nel nome di un futuro condiviso». Il guardiano danzante si ferma. La palla viola, dimenticata. «Ora chiediamo il vostro aiuto. Una delle nostre città sacre è in pericolo. Noi siamo rimasti in pochi, da soli non possiamo difenderla. Non ve lo chiediamo in cambio di niente. Apriremo le nostre ramerie, condivideremo la nostra saggezza. Vi segneremo tutto quello che potremo. Vi prego, venite nella città sognante. Lottate con noi». «L'avanguardia si schiera con l'Atollo», dice Zavala con fermezza. Kamala si volta a guardarlo. È scioccata. E lui sorride, mortificato. Genuino, onorevole. Insomma, Zavala, convinto dell'accorato appello della paladina Rior, decide di aiutare gli insonni, schierando i guardiani in difesa della città sognante. È una mossa che cozza evidentemente con una visione prudente e difensiva. Forse quindi il comandante sta uscendo dal suo torpore? Particolarmente interessante la frase conclusiva di questa lore. E lui sorride, mortificato, genuino, onorevole. Zavala è mortificato, perché sa che questa sua decisione è pericolosa, ma è anche genuino, perché sta seguendo la sua vocazione, ossia essere un protettore, e onorevole, in quanto sa che questa è la decisione giusta. Mi auguro che la decisione di aiutare l'Atollo sia solo l'inizio della rinascita del personaggio di Zavala, ma ho paura che purtroppo non sarà così. Siamo ormai giunti alle porte di Ombre dal Profondo, che vedrà una nuova grande minaccia all'orizzonte che porterà i nostri guardiani ancora una volta a combattere lontano dalla Terra, nello specifico, sulla Luna e nel Giardino Nero. Ci sarà anche il ritorno di Eris Morn, personaggio verso il quale Zavala non ha mai nutrito particolare affetto, dimostrando invece una certa diffidenza, come l'oratore del resto. Quando Eris decise di lasciare la torre poco prima degli avvenimenti di Destiny 2, Zavala non ha mosso un dito per fermarla, nonostante il contributo fondamentale dell'ex guardiana nella sconfitta del re dei corrotti di Oryx. Al contrario invece di Ikora, che avrebbe preferito che Eris fosse rimasta per prepararsi a future minacce insieme. Vedremo come reagirà il comandante al suo ritorno e alla nuova spedizione sulla Luna. Spero di vedere un Zavala più in stile «combattiamo per il bene di tutti», piuttosto che «i pericoli sono troppo ingenti». Insomma, vedremo. Terminata questa carrellata caratteriale su Zavala, una domanda sorge più che spontanea. Perché Bungie ha deciso di cambiare così tanto il carattere di Zavala? Non dico che il cambiamento sia insensato a livello di coerenza, anzi, come già detto, le persone elaborano i traumi in maniera diversa. Ma vorrei capire il perché si sia deciso di andare in questa direzione. Probabilmente Bungie sta preparando il terreno per una crisi finale dell'avanguardia. Cade è morto, Ikora ha una serie di altri agganci e contatti, occulti, prassici, eccetera, e Zavala è in piena paranoia. Il ramingo in tutto questo soffia contro il potere dell'avanguardia. Insomma, i sintomi di una crisi ci sono tutti. Una nuova crisi politica quindi si addensa sulla torre? Credo proprio di sì. Alcuni invece si aspettano addirittura il decesso di Zavala, come dicevo in apertura del video, addirittura se lo augurano, magari un sacrificio eroico. Personalmente ne dubito, non penso che Bungie faccia morire anche Zavala, perché la sua morte, almeno appunto che non sia veramente eroica, sembrerebbe un po' la brutta copia della morte di Cade. Secondo me Zavala rimarrà ancora in campo, spero con una certa, diciamo, rinascita come personaggio, e poi se arriverà il momento di compiere un sacrificio eroico, allora forse in quel caso il comandante compierà il supremo gesto, ma farlo morire alla Cade sarebbe secondo me un po' forzato e mi farebbe parecchio storcere il naso. Poi come al solito Bungie ha i suoi piani, quindi per carità, insomma, staremo a vedere. Come al solito vi lascio con un paio di domande. Cosa pensate dell'evoluzione del personaggio di Zavala? Vi piace? Non vi piace? L'avreste voluta vedere in modo diverso?
e quale pensate sarà il suo destino nel corso dei prossimi eventi di Destiny 2. Morirà? Andrà avanti? Avrà un ruolo nella crisi dell'avanguardia? Insomma, campo libero alla fantasia. Fatemi sapere le vostre risposte nei commenti. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace al video e ad iscrivervi al mio canale se il video vi è piaciuto. Potete seguirmi anche su Facebook e su Instagram cercando Lorenzo Divus per rimanere aggiornati. E vi ricordo che ho aperto anche un secondo canale che si chiama Lorenzo Divus 2. Tratta tematiche un po' diverse rispetto a quelle videoludiche, tratta più attualità, cultura, misteri eccetera, ma insomma se avete voglia di farci un salto vi aspetto volentieri. Che dire ragazzi, come al solito vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!